Scusate, ma ho fatto la luce in due minuti. No, no. Vai, questo è proprio più tardi. No, infatti. Allora, Ribari, ha giocato 6 partite di casa, nel periodo di gioco, parliamo del Bari del dopo mercato, perché è più omogeneo. 6 partite di casa, ha subito 2 gol, al di là dei punti che ha fatto. Ha giocato 5, fuori casa ne ha subito 12. Allora, i numeri in genere non sono mai casuali, no? Perché... Sì, ma i numeri in questo caso non è che li puoi vedere così, in questa maniera. I numeri vanno visti nella totalità. Allora, no. Allora significa che fuori casa siamo probabilmente una delle peggiori difese, ma in casa siamo la migliore. Però che significa? La classifica è sempre questa. Come per i spieghi, questo è quello che... È un discorso che ci stiamo portando dietro da qualche settimana, avevo già detto in altre circostanze. Purtroppo il nostro atteggiamento è molto diverso dalle partite casalinghe alle partite giocate fuori casa. Il bandolo della matassa è tutto quanto lì, riuscire a capire perché questo atteggiamento è diverso. Altre spiegazioni non se ne possono dare. Caratteristiche. Ma non credo sia un problema di caratteristiche, perché noi in casa facciamo, oh, se ne è un asciugamano, penso che è la mia. Psicologico di caratteristiche? Ma non lo so se di caratteristiche, le caratteristiche della squadra sono quelle, dovrebbero essere sempre quelle là, sempre, capito? È un problema anche psicologico probabilmente adesso, è un problema che qualche partita l'hai approcciata probabilmente male, non quella di Trapani, secondo me. Quella di Trapani l'hai fatta male dopo 26 minuti, è un disastro, però non avevi neanche iniziato male. È un problema che dobbiamo mettere a posto, ora andare a cercare quali sono le caratteristiche, le cause, insomma. Diventa un gioco molto molto difficile perché non ci abbiamo neanche tantissimo tempo, visto che poi le partite le dobbiamo preparare sempre in una certa maniera. Sicuramente qualcosa fuori casa dobbiamo mettere a posto, nell'atteggiamento, nella mentalità, nella voglia, nel discorso psicologico. Però ci vuole un po' di calma anche in questo, perché probabilmente questo discorso delle partite perse fuori casa o giocare fuori casa in una certa maniera che si sta trascinando dall'inizio dell'anno comincia a creare probabilmente un blocco, un po' di questo. Anche perché il tuo padre si è innestato sull'altro, no? Sì, ma mica che non è un discorso di responsabilità, è un discorso poi che fai capire a questi giocatori che ci sono le partite fuori casa che possono essere fatte come le partite in casa, né più né meno. Questo. E dobbiamo cominciare a farlo, perché adesso sono rimaste 10 gare e 6 dovremo giocare a colpo. Quando abbiamo fatto fuori casa, noi ascoltiamo la nostra comunità che aveva difficoltà nelle ultime 4 partite di fare un po' il gol, nel senso delle precedenti 5 erano stati 12 e le ultime 4 sono 1. C'è stata una spiegazione? Probabilmente uno dei motivi per i quali facciamo male è anche questo, che fuori casa non riusciamo più a essere così prolifici come lo eravamo stati in altre gare. Quindi dobbiamo organizzare un po' tutto il discorso partita fuori casa, perché noi in casa siamo perfetti. Io per esempio la partita con Novara è stata uno sport per la serie B, io la più bambina vedo tanto, ho visto raramente giocare in questa categoria squadre che fanno 90 minuti la partita, che giocano alto, che creano occasioni da gol, che palleggiano, che rischiano zero contro una squadra, ripeto, di salute. E quindi l'atteggiamento deve essere sempre quello. C'è troppa differenza tra le partite in casa e quelle fuori casa. Dobbiamo assolutamente correre ai ripari e rimediare a questa situazione. No, Mora se l'abbiamo recuperato, però è chiaro, non può essere un giocatore che sta al top della condizione, perché comunque viene da un infortunio, però lì siamo molto corti, quindi bisognerà stringere un po' di più. Io smetto nel frattempo. Mister, si ritorna in campo, abbiamo già detto, no? Con Novara è una buona prestazione, quindi l'obiettivo è prima di tutto... No, con Novara è un'ottima prestazione, è diverso. Comunque è una prestazione... No, perché dico questo, perché poi... Non voglio papolegno. Però ogni tanto mi sembra che la disamina della partita si fa sempre un po' più difficile. Noi abbiamo fatto un'ottima partita con Novara. Se vogliamo giudicare il risultato è un conto. Se vogliamo giudicare la prestazione è un altro valido. Da una parte l'ho visto, insomma, le potenze, però il bicchiere è mezzo vuoto. Ma sì, mezzo vuoto, insomma, dipende se è mezzo vuoto. Perché magari io potessi vedere la squadra che gioca sempre con quell'intensità. Guarda, se la partita con Novara, come dicevo dopo la gara appunto di Novara, l'avessimo fatta. Ma mica ti dico tanto, per il 60%, anche a Trapani, state tranquilli che a Trapani non perdevamo. Allora io dico, la prestazione della prestazione nel calcio, sono importanti le prestazioni, perché sono le prestazioni che poi a lungo ti danno il risultato. Le cose effimere, l'esploa, serve a poco. Io dico che ci vuole continuità. E noi dobbiamo fare sempre come la gara di Novara. Sempre. Poi se facciamo sempre come la gara di Novara, non è facile, però ci dobbiamo avvicinare a quella prestazione. E non verrà la vittoria. Va bene uguale, va bene uguale. E l'obiettivo sarà
ripetersi contro una Torricelli che è sempre in un ottimo stato. La Torricelli è un'altra partita di grande difficoltà, perché andiamo a giocare con una squadra che oggi sta cercando punti per allontanarsi da, da un certo tipo di discorso, che è quello della, dei play-out, della retrocessione. E diventano scogli anche quelli da molto difficili. Non è detto che la partita, andare a giocare oggi magari dalla prima, sia meno problematico che andare a giocare dall'ultima, anzi è peggio, è molto peggio secondo me, perché poi sono le squadre che corrono, lottano, che giocano veramente con grande fame, perché la sopravvivenza ti fa fare sempre qualcosa in più rispetto per esempio a un discorso di alta classifica. Quindi oggi le partite sono completamente tutte equilibrate, non puoi fare distinzione di avversari, e credo tra le altre cose che se andate a guardare insomma, i risultati che stanno venendo fuori nelle ultime gare, insomma, ci sono a volte delle sorprese, no? Noi andiamo a portare una squadra che comunque in casa ha vinto con Frosinone, ha vinto con la Spal, il Verona ha pareggiato un minuto alla fine a Vercelli, cioè non è che pareggia bene la squadra con Vercelli, però Vercelli in casa ha fatto molto molto bene. Questo è. Anche se poi vedi, sono tutte e due di parte Marino Guerra che è equilibrata prima. Ah, prima? Poi no? In capo, state lì. Eh? Sì, ma, per, ma noi abbiamo fatto una grandissima partita, no? Sì. Ma certo che è equilibrata, perché tu affronti una squadra come il Novara che viene da 9 risultati utili consecutivi, è comunque in zona playoff e sta in zona playoff e se lo giocherà fino alla fine il piazzamento. È una squadra che sta in salute, se va a vedere la rosa è come noi, cioè, perché però qui siamo sempre del Bari più formativo, il Bari come l'altro. È una squadra attrezzata il Novara, quindi hai dovuto fare una partita superlativa e purtroppo non sei neanche riuscito a vincere, perché il calcio è questo, dà anche queste... Ci sono anche questi inciampi, però ripeto, io devo partire dalla prestazione. E quello che voglio far capire a questi ragazzi, insomma, devo far capire a questi ragazzi, pensavo che questo problema l'avessimo superato, che si può fare bene anche fuori campo, cercando di non sbagliare atteggiamento, cercando di capire che le partite sono 90 minuti, perché noi dopo almeno 3 a trappa siamo 20 minuti abbiamo perso la testa. E non deve succedere questo, perché tutte le gare si possono rimettere in piedi. Ci può stare che la squadra parte meglio, e non era stato neanche così. Ci possono stare tante cose, ci può stare l'errore dell'arbitro, come è capitato, io ritorno su questo discorso lì, perché poi a volte gli episodi vanno in differenza, vediamo gli altri. Quindi dobbiamo essere pronti a tutto, sapere che tutto può succedere, però la partita dura, va avanti, ogni tanto poi il pallino ce l'ha in mano tu. A me quello che mi ha dato noia è che dal 25esimo all'incirca, non so che minuto era, siamo usciti dal campo dopo il 25esimo. Quindi quello è un errore gravissimo. Una volta c'era una squadra formata trasferta, no? Sì. Vedrà un Bari formato trasferta perché. Io non so qual è questo formato trasferta. Io vorrei vedere sempre una squadra formato tutto, insomma, sia trasferta. Diversa in casa e fuori. Sì. No, questo sì, ma a me è capitato, per esempio, come è capitato anche in passato, di vincere tutte le partite in casa e di perdere fuori casa, oppure mi è capitato che fuori casa vinciamo tutte un anno con Perugia, ne abbiamo vinte un anno di più che faceva l'allenatore. No, mi è capitato di vincere anche 13 di fila per le partite in dei campionati, 13 di fila, sì, la San Benedettese 9, mi è capitato di vincerne parecchie con Perugia l'anno della Serie B, vincemmo 13 fuori casa, però a casa ad esempio soffigavamo un pochino, però 13 vittorie fuori casa che fu un record per qualche anno, poi se lo tolse la Juventus l'anno della Serie B. Le due novità obbligate che sono le qualificate, ce ne saranno altre? Non lo so ancora, perché la partita la devo valutare bene, e per quello che riguarda poi il discorso Vercelli, e per quello che riguarda la partita di martedì con il Pisa, poi ce ne sarà un'altra. Scusate, lapsus, la dita, perché stesso colore di mani. Poi ce ne sarà un'altra con subito a Spezia. Vicina con lo Spezia. Spezia. Quella mi ha ricordato, non c'ho bisogno di questi video. E quindi sì, quindi nessun alibi sintetico, no, assolutamente non me ne voglio neanche parlare, non me ne frega niente proprio. Davide? Sì, se ti dice proprio il centrocampo c'è un po' il sensore che si dà equilibrio alle squadre, lei per necessità di qualcuno di qualifica nazionale rispetto a tutto alternare un po' tutti quelli che è in ruota. Volevo chiedere da questo punto di vista quanto aiuto gli dà Salzano, perché l'impressione è che lui sia forse quello più completo nella doppia fase, gli dà equilibrio, gli dà palleggio, gli dà ritmo. Ma guarda, non è proprio quando ce l'avete avuto i risultati sono stati anche... Sì, ma no, Salzano, l'abbiamo visto sui giocatori, io Salzano lo stimo molto, è un ragazzo che mi piace, può fare molto di più, sabato ha giocato molto condizionato, perché per nessuno l'ha saputo, ma ha preso un colpo, ha preso un colpo in allenamento il giorno della ripetitura alla caviglia, e ha giocato con la caviglia, si è voluto infiltrare nel giocamento.
e domenica in effetti in alcune situazioni andava un po' piano, perché se ritornava a prendere un colpo lì eravamo costretti a sostituirlo e non ci avevamo centrocampisti di ruolo in panchina, per cui doveva fare partita di grande intelligenza. Subito per fortuna magari abbiamo pugnato quando sbagliato qualche passaggio, ma faceva fatica anche a calciare, aveva una caviglia così grossa. E tra le altre cose quel problema non l'ha ancora neanche superato in maniera definitiva, perché se lo sta ancora trascinando dietro. Però è un giocatore che sicuramente ci dà equilibrio, ci dà qualità, è un giocatore che abbiamo preso proprio per questo motivo qui. Mi dispiace solo che anche lui si è dovuto fermare, cioè questi giocatori che abbiamo preso non sono riusciti, ve li credo, un po' lo stesso problema, ad avere grande continuità e a far crescere sta benedetta. Ritrovi Bascia, no? Sì, ritrovo Bascia, ma Bascia ha fatto due partite in 4 giorni, 90 minuti, è un giocatore che ha giocato per due partite 90 minuti. Infatti no, quello con l'Italia è uscito da 5-10 minuti da prima. E questa era l'ultima, la giocata l'ultima. Lo devo valutare a prima. Senti, c'è una cosa, ma solo ed esclusivamente perché è giusto valutare poi tutti, no? Gli aspetti della Roma. Sono stati abbastanza difficili di leggere che non può fare di esterno. Nel senso che per esempio fare il ha risolto Brescia, ha bloccato il giudicato sull'altra del contesto. Poi nelle ultime due partite hanno avuto poco spazio. Mi pare capire che si può dire anche Martino. Beh no, sì, ma Martigno può fare un po' un dolore di due, può giocare anche dentro la pista. Ora, nell'immediato, perché ci preoccupa evidentemente solo quello stesso, ritieni che possano nuovamente trovare spazi? Ma certo, io lo lascio per tutti, è chiaro. Poi ci sono delle partite che a volte vanno valutate, devi valutare a volte anche un po' l'apprezzato, per valutare un po' di voti, però Furlan ha giocato, poi ha giocato tutti la partita nuova. Lo stesso discorso vale per Parigini, che ha giocato, che ha giocato, che è stato fuori, sai, uno cerca di alternare. È chiaro che noi siamo partiti con un discorso, quando abbiamo trovato un po' la quadratura del centro, l'abbiamo trovata con un determinato sistema di gioco che prevedeva due trequartisti, un vertice alto, tre centrocampisti, quindi lì abbiamo fatto la striscia dei risultati importanti e abbiamo dato seguito alle nostre prestazioni. Poi abbiamo cambiato qualcosa per necessità, per problemi oggettivi, assenze, controassenze, squalifiche, abbiamo dovuto rivedere un po' l'assetto tattico e niente. Però ripeto, potrebbero rigiocare ancora, perché no, una parte della rosa è giocata all'inizio. Io tengo sempre tutti quanti in grande considerazione. Poi come ho detto in altre circostanze, devo fare giocare uno, devo fare le scelte e a volte le scelte sono state anche dalle caratteristiche che ha l'avversario, come vuoi mettere in difficoltà, tutto qua. È chiaro che Galano, Brienza, se ci soffermiamo con i giocatori avanzati, hanno caratteristiche diverse da Parigini e da Burlano, no? Parigini e Burlano sono due giocatori di gamba, e Galano e Brienza sono due giocatori molto molto più tecnici, che alzano insomma il tasso qualitativo della squadra. Loro Flores c'è, no? Loro Flores sì, è convocato, ha lavorato un po' a parte, però è convocato. Vai, l'ultima, per andare una domanda, in un certo senso, ho notato che questo caso, quando viene aggredito, sì, va in difficoltà grossissima, no? Mentre si aggredisce, fa le partite di gioco. Beh, dipende. E si può fare questa, si può avere questo tipo di atteggiamento anche fuori in trasferta? Ma l'abbiamo fatto, però non è proprio così poi il discorso. Intanto tutte le squadre che vengono aggredite vanno un po' in difficoltà. Però noi per esempio siamo andati a Entella, siamo andati ad aggredire altri e poi ci hanno fatto, perché ogni volta che ci ripartivano ci hanno creato dei grossi problemi, abbiamo rischiato di prendere gol e poi gol, guarda caso, lo abbiamo preso proprio dalla ripartenza. Io credo che la casa giusta sia sempre a metà. Si può aggredire altro in determinate circostanze, ci sono squadre che magari mi devo aspettare un pochettino perché forse è meglio, perché magari non fanno una grande fase di costruzione, perché magari utilizzano il lancio lungo, allora se vai a aggredire altro contro una squadra che fa il lancio lungo, ti allunga il campo, devi correre sempre avanti e indietro. Ogni partita ha una storia. Noi abbiamo fatto delle ottime partite quando abbiamo aggredito alto, però poi abbiamo anche concesso qualcosa. Per esempio a Benevento abbiamo aggredito molto alto, poi è normale, la coperta se la pigli da una parte e dall'altra per forza. Si può fare, come non ci mancherebbe. Però non è detto che sia poi la cosa migliore. Bisogna vedere gli interpreti che ci sono in campo, perché per aggredire molto alto devi avere gente veloce. E ripeto, quando aggredisci alto il campo s'allunga, sono considerazioni giuste, però io ripeto, credo che ogni partita abbia il suo aspetto tattico. Mister, nelle scorse settimane abbiamo spesso parlato come mese di aprile, sì. Infatti
calendario alla mano, lo è, perché farò 7 partite, 3 in casa, soprattutto 4 in trasferta. Sì. Insomma, l'occasione propizia per capire finalmente chi è il Bari e dove può andare. Sì, io credo che questo, che come dicevamo, sia un mese molto importante per quello che riguarderanno le sorti un po' di tutti, non solo le nostre. Quindi ci sarà da avere però grande calma, grande... Cioè, stavo guardando per esempio il Benevento, che mi sembra che nelle ultime 6 partite ha fatto 2 punti. Sì. Non voglio dire attività, però mi sembra 6 partite di punti, ancora 4. La forma di contro la tentata. È ancora 4. 6 partite, 2 punti ed è ancora 4. Che significa questo? Che anche le altre hanno delle difficoltà, non è che ne abbiamo solo noi le difficoltà. Le difficoltà le hanno un po' tutti. Io credo che la SPAL, per esempio, la scorsa settimana aveva il match point per chiudere molto probabilmente il campionato con una vittoria, allora avesse vinto, credo che sarebbe stato difficile da andare a riprendere. Purtroppo per loro l'hanno perso, per cui anche davanti il discorso ora si è ulteriormente riaperto. Guarda, dalla Salernitana in su è tutto da vedere, ci sarà da giocare, una partita non decide nulla, due partite non decidono nulla, e nel bene e nel male, perché è ancora tutto in corso, chiamiamolo così, in corso d'opera, e tutto quanto alla fine si svilupperà verso la fine, verso la conclusione di questo mese. Verso la conclusione di questo mese probabilmente potremmo avere un po' le idee più chiare, però oggi una partita più, una partita in meno credo che decida poco. Michele? No, polemiche io non le faccio mai, no, io faccio delle puntualizzazioni, così vediamo tutto. Può proverire.